Piazza Colonna riapre al pubblico. La piazza su cui affaccia Palazzo Chigi per molti anni off limits torna a essere fruibile per cittadini e turisti. Sto leggendo un lancio di agenzie, perché questa è stata una precisa volontà del premier Giorgia Meloni. Questa piazza, alle mie spalle vedete c'era una transenna praticamente fino a questa mattina, sono ancora lì, sono state momentaneamente appoggiate. Ecco, da questa mattina l'accesso a Palazzo Chigi, a Piazza Colonna, è praticamente open in tutti i sensi e, come ribadisco, è una precisa volontà del premier Meloni. È stata chiusa questa piazza negli anni del Covid e adesso però è possibile che tutti possano attraversarla. Solo che si è aperto un dibattito interno proprio a tecnici, operatori, giornalisti. Giusto o sbagliato che questa piazza possa essere aperta a tutti e fruibile? È soltanto una questione di lotta di classe tra giornalisti e liberi cittadini, oppure c'è un reale problema di sicurezza perché tutti possono entrare e quindi qualcosa potrebbe accadere? Transenne aperte sì, transenne aperte no. Transenne aperte no. Perché? Perché è più difficile per noi lavorare. Rischi che ti rubino lo zaino se lo vuoi appoggiare, che ti facciano il commento. Luisa c'è un attacco qui. Che ti facciano il commentino al ministro. Ma mi stai intervistando veramente? Che il politico sta dichiarando, quello dietro la tornara sente una cosa che non gli piace, inizia a gridarci sopra e tu non riesci a fare il tuo lavoro. E il rischio che ci possano dire che i giornalisti sono la classica manica di classisti? Potrebbero e avrebbero anche ragione da questo punto di vista, ma sostanzialmente è difficile lavorare con tanta gente in giro, mettiamola così. Bene o male che le piazze e i palazzi siano, come dire, liberi di essere frequentati anche dai turisti e non solo dagli addetti del mestiere? Benissimo, direi che è giusto. Siamo anche noi italiani, no? Paghiamo anche noi le tasse, no? Manteniamo noi quei palazzi lì, no? Non è vero? Apriamo la città a tutti, tanto i turisti sono talmente tanti, c'è bisogno di più spazio, se no non c'è spazio per loro qui intorno, hanno dovuto aprire per le greggi. Buongiorno, le posso chiedere se è favorevole o contrario all'apertura delle transenne qua a Palazzo Chigi? Open transenne. Sono un collega. Appunto, lo so che è un collega, proprio. Ho chiesto agli altri colleghi che non sono favorevoli. Non sì. Sono le transenne che vanno tolte, sono i porti che vanno aperti. Il commento controcorrente di un giornalista che invece vuole le transenne aperte. Non è che voglio le transenne aperte, le transenne chiuse sono un'anomalia perché qui è tutto aperto, quindi noi lavoriamo in mezzo alla gente da sempre, qui ci si parcheggiava fino agli anni 80 così. La transenna aperta è un atto di civiltà che consente a tutti di entrare qui della gente. A noi ci penalizza relativamente perché noi siamo in giro dappertutto dove non è transennato da nessuna parte, il Senato, gli uffici del vicario, ovunque. Quindi la transenna chiusa è come dire noi, voi. Cioè, e quindi è una lotta di classe. Beh, è una stronzata, insomma, ecco, cioè, no, io metto dentro tutto. La sintesi è questa, e metti dentro tutto, cioè.